Che tipo di difficoltà rappresenta, grado di difficoltà questa partita a San Siro con l'Inter? Beh, è un impegno bello, difficile, stimolante. Siamo pronti e faremo sicuramente una gran partita. Non ci saranno attaccanti di scorta eventualmente, considerando che senza Totti, senza Adriano, complica questo? Me lo complica, sì. Vi ho sempre detto che avere la possibilità di fare dei cambi in corsa ha prodotto molti punti alla squadra, per cui non averli mi complica un pochino, però i ragazzi sanno quello che devono fare, sono determinati e andiamo a fare la partita. Ha avuto un po' di difficoltà fisiche, credo, Menes. È tornato, diciamo, al top, al 100%? È un ragazzo che prende molti colpi, appunto aveva fatto soltanto un allenamento di rifinitura l'altra volta, questa volta ha potuto allenarsi regolarmente, per cui sta bene. L'ultima cosa su quello che ha visto, soprattutto nella nuova gestione Leonardo e soprattutto quello che si è visto anche a Bari e nelle ultime due partite con l'inserimento di Pazzini. Ecco, quanto è cambiato l'Inter con Pazzini? Beh, abbiamo visto che anche loro quando fanno dei cambi hanno dei cambi che gli producono gol. È entrato Pazzini, ha fatto gol, è entrato Cargià, ha fatto gol. Quello che andavo sostenendo è vero, non è falsità, ma è realtà, per cui si sono rafforzati, buon per loro. Sono rafforzati, volevo appunto rimanere sull'Inter, quindi è un Inter più forte, parliamo di uomini, di forze in campo naturalmente, non a livello, insomma, di gioco. Lei come la vede? Superiore alla Roma? Ma io vedo che è cambiata filosofia. Prima c'era Mourinho, era un tipo di squadra, pur con quasi gli stessi uomini, poi è arrivato Benitez, era un altro tipo di squadra, e con Leonardo c'è un altro tipo di filosofia, per cui noi dobbiamo essere attenti a tutte le problematiche che la gara ci presenterà. Però, come lei sempre ha dichiarato, come hanno dichiarato anche i suoi giocatori, voi insomma, lottate per lo scudetto, quindi da questo punto di vista quanto è importante questa partita, questa Ma è gara per lo importantissimo, scudetto? è importantissimo. Noi lottiamo con le altre squadre per lo scudetto e cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Quindi alla luce di questo si va ovviamente per vincere, lei vuole vincere, questo è naturale. L'atteggiamento della squadra, ecco, una squadra più offensiva, abbiamo visto l'esperimento del Tridente l'altra settimana, come è andato questo esperimento e se è una formula appunto vincente per domani sera in campo. Beh, il tridente di quella maniera non l'avevamo mai fatto, per cui l'esperimento...